Ben ritrovati negli studi di Obiettivo News. Manca poco alle elezioni amministrative 2024. Anche a Forno Canavese si andrà a votare. Una delle liste candidate è quella Ricostruiamo Forno Insieme con Vincenzo Armenio, candidato sindaco. E oggi è qui con noi per conoscere meglio lui e i suoi programmi. Sì. Ciao, Benvenuto. benvenuti anche a voi. Grazie dell'opportunità che mi avete concesso di esprimere più che il programma elettorale, quello che sarà un comunicato stampa per quanto riguarda 3 punti contestati sulle nostre attività che abbiamo Sì, fatto. infatti hai mandato una nota in cui hai messo a fuoco e cercato di sciogliere un po' i dubbi e le voci errate che stanno girando su 3 punti fondamentali. Parlane Sì, una pure. delle, uno dei motivi per cui ci tengo a ricandidarmi è proprio anche il fatto che abbiamo formato una squadra coesa, forte, piena di ragazzi giovani. Quando dico piena, perché sì, ci siamo candidati in 13, ma dietro di noi abbiamo un sacco di tifo e di persone che Certo, tifano e un lavorano per la bel gruppo di nostra. lavoro. Un bel gruppo di lavoro, sì, di persone che hanno un pochino più di esperienza e di giovani che hanno tanto, tanto entusiasmo, che credo che sia la cosa che alimenti Certo. e dà fuoco a quello che saranno i nostri lavori. Abbiamo fatto molto in questi 5 anni e vogliamo continuare a fare. Sono stati buttati i primi semi, abbiamo raccolto i primi prodotti, però vogliamo continuare su questa strada perché, Certo. insomma, tutto quello che avevamo pensato di fare non è stato portato a termine, ahimè, non per la volontà, ma proprio per i tempi, perché non sembra, ma 5 anni di amministrazione sono tanti, ma in Certo. realtà a livello amministrativo sono veramente pochi. Abbiamo lavorato su più fronti e su qualche fronte dobbiamo comunque accelerare nei primi 6 mesi del mandato daremo veramente una svolta da qui a Natale. Però ci terrei a sottolineare che mi piacerebbe proprio affrontare quel tema che in questo periodo di campagna elettorale siamo stati un po' attaccati su, esempio, la casa di riposo, sul frantoio, sulle nostre scelte per incentivare il turismo, che è stato l'acquisto del mulino. Insomma, come dicevo prima, abbiamo spinto l'acceleratore su qualche punto e questi nuovi e primi punti sono stati un po' il centro del mirino. Sì. E quindi spieghiamoli. Casa di riposo, Casa com'è di riposo, la situazione? allora, innanzitutto mi piacerebbe precisare e sottolineare in caratteri cubitali, in grassetto, che la casa di riposo è una struttura privata, Certo. in quanto se è privata, insomma, si parla di fare uno studio di fattibilità, così dice la nostra lista avversaria, se così Sì, possiamo dire, anche certo. se non è il termine che più mi piace, però a livello di politica, diciamo così, la seconda lista, la lista numero 2. Bene, la lista numero 2 sostiene che vuole fare uno studio di fattibilità. Per noi lo studio di fattibilità risulta inutile proprio per il fatto che già in passato è stato depositato in comune con la precedente amministrazione, quindi cito e invito i cittadini che hanno voglia e piacere di andarsi a vedere il progetto, c'è. Di 1,5 milioni di euro, insomma, 1,5 milioni di euro. Allora parliamo di un progetto che è stato depositato 10 anni fa sulla ristrutturazione di quell'area. Oggi, come allora, ripeto, la casa di riposo è una struttura privata, quindi c'entra poco quello che è l'intervento a livello amministrativo. E la precedente amministrazione, non quella di Alessandro Vaudio, cioè quella che io faccio parte come Certo. vice sindaco, ma quella precedente, insomma, noi sa benissimo di cosa stiamo parlando. Certo. Teniamo sempre conto che non è solo 1,5 milioni di euro per l'acquisto di una proprietà privata, ma è anche il debito che la stessa casa di riposo aveva verso la cooperativa. Sì, Quindi infatti. bisognerà in qualche maniera risanare anche quel debito e poi, ahimè, trovare una gestione. Allora, Certo. noi riteniamo che questo spot è uno spot pubblicitario, uno specchietto delle allodole che noi, come amministrazione uscente e come amministrazione che ci proponiamo a guidare il paese nel prossimo quinquennio, non potevamo permetterci. Certo. Noi non volevamo assolutamente prendere in giro niente e nessuno, soprattutto, perché fare una frase e mettere anche noi che ci saremmo interessati dei nostri cari amici anziani, io ho anche mio padre che è anziano, quindi non è che sia un discorso tanto lontano da me. Ho vissuto la realtà di Forno ormai da Naturalmente. quando sono nato. So cos'era la casa di riposo, so perfettamente che la casa di riposo non era accreditata,
Quindi stiamo parlando anche di una struttura che avrebbe dovuto oggi, e spero che chiunque prenda in considerazione di fare, compreso noi, una casa di riposo a Forno, non si limiti solo a fare una struttura, come si parla adesso, di accoglienza semi, come possiamo dire, sani, ma si occupi di una struttura a 360 gradi, accreditata con l'ASL e quant'altro, perché pensare di portare mio padre in una struttura dopo 6 mesi viene spostato perché la struttura comunque non è idonea al suo avanzamento di malattia, non è la soluzione. No, credo. Infatti. Poi c'è il frantoio. Beh, il frantoio è di nuovo un tema che mi è stato tirato addosso proprio per il fatto che, ahimè, anche io come famiglia abbiamo le olive. Da qualche tempo ho piantato dell'oliva Bratiglione, credo che questo, insomma, a livello personale nessuno me ne possa, perché ognuno credo che sia libero di fare quello che più gli piace come hobby. Oggi l'idea delle mie olive è un hobby, domani andremo a vedere se può diventare un'attività secondaria piuttosto che. Ma non è questo il tema che vorrei affrontare, quant'è che ribadire che è stato fatto non uno studio di fattibilità, chiedo scusa, ma è stato fatto, come comune abbiamo aderito a un progetto della Green Community, abbiamo recuperato, cioè abbiamo utilizzato 23.800 euro per fare uno studio, una progettazione, con soldi comunque che non sono costati ai fornesi, quindi abbiamo investito su questo progetto dei soldi che ci sono stati dati come contributo per fare questo progetto. Questo progetto è la ristrutturazione di un'ala dell'area Hobart già esistente da 25 anni. Anche qui apro e chiudo una parentesi. L'area Hobart, una struttura costruita 30 anni fa più o meno, non dall'attuale amministrazione, quindi non dall'amministrazione Gaudio. Noi abbiamo ereditato questa struttura che è stata un peso, un'ancora per il paese. Per 25 anni se la sono dimenticata, le precedenti amministrazioni, e quindi noi ci siamo trovati il dovere di andare a metterci mano e ristrutturarla. Abbiamo investito diversi soldini sull'area Hobart, abbiamo reso lustro a quella struttura perché era chiusa da decenni, persino sotto sequestro, ma questo è un altro tema, dove noi oggi c'è calata un'opportunità e l'abbiamo colta al volo. Abbiamo colto questo progetto della Green Community, abbiamo fatto il progetto è stato finanziato, non costa nulla. Quest'ala che attualmente è posizionata alla Pro Loco, ma Pro Loco è posizionata non come sede a tutti gli effetti, perché è un magazzino, perché gli piove dentro buchi grossi così. No, bisogna di essere ristrutturazione, quindi noi questo progetto, quindi non il finanziamento, perché il finanziamento non l'abbiamo ancora preso, questa è una fase successiva, si parla di una ristrutturazione dell'impianto elettrico, del rifacimento del tetto, del riscaldamento, la struttura c'è già, è solo in stato di avanzamento peggiorativo, nel senso che è fatiscente, e quindi noi con questo speriamo di prendere questo finanziamento, più o meno malcontati sono 150.000 euro, poco più, verranno utilizzati solo esclusivamente per ristrutturare questo locale, che oggi noi abbiamo chiamato sede di associazioni e frantoio. Certo, potevamo chiamarlo cantina vinicola, ma noi abbiamo pensato che nel nostro territorio, a Pescemonte, in questa località, ci sono già due cantine vinicole, quindi abbiamo a pochi centinaia di metri di distanza. Certo. Quindi abbiamo pensato a una cosa nuova. Io faccio parte di un'associazione dell'ASPO degli olivicoltori, voglio che la gente lo sappia perché non c'è nulla da nascondere in questo. Ed ecco perché è venuta in mente di chiamarlo frantoio, perché è una cosa nuova, è una novità. Tra l'altro siamo molto predisposti alle novità. Con questo non voglio dire che noi faremo un frantoio, con questo voglio dire che qualora nascesse un frantoio da qui a 20 anni, da qui a 10 anni, utilizzando fondi che non costano niente ai cittadini, non vedo quale sia il problema. Certo, il problema è creare occupazione? Non credo, perché insomma Forno, che era la Ruhr del Canavese, oggi purtroppo non vanta più di quella facoltà. Quindi se riusciamo a diversificare facendo qualcosa di diverso, secondo me è un vantaggio. Voglio comunque sottolineare e rassicurare quella parte di Fornesi che crede che facciamo un frantoio con quei soldi, che si sbaglia. Noi con quei soldi andremo a ristrutturare quell'area. Certo.
Esatto. Certo. Non spenderemo neanche un soldo di quel contributo per acquistare la macchina per frangere le olive. Quindi certo, non è un frantoio, è la ristrutturazione di una sede che ci siamo trovati. Certo. Magari ne parliamo più avanti nell'intervista, però accenno che a noi l'area Obare è costata 9 miliardi, 7 miliardi della Comunità Europea, 1 miliardo all'ex Comunità Montana e 1 miliardo ai cittadini fornesi. Quindi insomma ci siamo presi un bel fagotto che dobbiamo certo, portare avanti, e non trovo nulla di strano e nulla di sbagliato se abbiamo chiamato frantoio una parte che non siamo ancora riusciti a ristrutturare, ma ci siamo presi l'onere di portare avanti. E poi è giusto ristrutturarlo, perché lasciarlo lì comunque decadente dopo quello che è costato non avrebbe molto senso. Non avrebbe molto senso. Noi siamo contenti, e qui lo dico, abbiamo percepito un contributo grazie al nostro presidente della regione di 1,5 milioni di euro, dove metteremo la differenza di soldi propri per riqualificare quella parte che tutti i cittadini fornesi sanno e conoscono di area Obers, così avremmo finalmente ultimato questa sistemazione di questa struttura, questo recupero, questo diciamo, recupero di quest'area che poi è utile, serve, perché comunque viene utilizzata la prima per cosa, l'incontro e tutto, quindi certo, una delle prime cose che faremo quando abbiamo riqualificato quest'area è cambiargli anche il nome, perché insomma chiamarlo ex area Obert credo che porti anche male oggi. Può essere una buona idea. Il Mulino Val. Il Mulino Val è uno dei nostri cavalli di battaglia, stiamo puntando molto sul Mulino Val. Le aperture straordinarie, non pubblicizzate, ma solo aperture dei nostri volontari, ci hanno messo in una condizione che sottolinea l'idea che noi avevamo, quindi rafforza quello che noi avevamo in testa. Certo. Noi vogliamo valorizzare quel sito non come punto di arrivo, ma come punto di partenza. Vorrei ricordare o informare a tutti i cittadini, a coloro che ci ascoltano, che noi sopra il mulino abbiamo più o meno oltre 100 chilometri, ripeto, oltre 100 chilometri di sentieri percorribili. Sì, probabilmente non pubblicizzati al meglio, c'è molto da fare, ma abbiamo 100 chilometri di sentieri percorribili, in bicicletta, a piedi, insomma, di corsa. Da poco abbiamo fatto una gara molto importante qui nel nostro territorio, ha portato 1000 iscritti, insomma abbiamo toccato le cime di Alpette fino ad arrivare a Corio e oltre. Percorsi ad anelli, percorsi di sola andata, solo ritorno, insomma c'è tutto veramente da scoprire e da percorrere. Quindi abbiamo pensato, perché un altro punto che ci viene un po' dibattuto è proprio il fatto che noi la vogliamo asfaltare. Ebbene sì, noi vogliamo percorrere quella strada proprio per il fatto, ripeto, che per noi è un punto di arrivo, è un punto di partenza e non di arrivo. Ecco che lì faremo, perché è inevitabile, ci viene chiesto e stiamo raccogliendo le testimonianze, è un inizio per puntare sul turismo e andremo a fare un chiosco fatto coi crismi, fatto bene, e faremo dei servizi igienici, perché è solo così che si può iniziare. Abbiamo molte altre idee da portare avanti sul nostro programma e soprattutto su sport e manifestazioni, che è un po' quello che non siamo riusciti a concludere o a portare avanti con il mandato Gaudio, dove io attualmente ancora sono vice sindaco, per il fatto che, ripeto, 5 anni sembrano tanti, ma poi alla fine sono veramente pochi, tenendo conto che, ahimè, io non ne parlo mai, ma abbiamo passato anche 2 anni di chiusura perché non ci è stato permesso di fare quello che volevamo per causa del Covid, insomma. Certo. Questa non vuole essere una scusa, ma è un dato di fatto, perché ci siamo occupati di altro, purtroppo, ma non di accelerare sul nostro paese che oggi ne ha bisogno. Certo, sicuramente. E poi la fiera, anche questo è un altro argomento che ha sollevato polemiche. Sì, la fiera, che io sono tanto orgoglioso perché abbiamo finalmente fatto qualcosa per il commercio. Sì, l'abbiamo fatta in una zona che oggi è contestata, ma adesso spieghiamo anche il motivo per cui è stata fatta lì. Un punto su cui tutti ci siamo trovati d'accordo è sicuramente quello di modificare la fiera, perché così come la facevamo negli scorsi anni, due volte all'anno, il martedì, insomma non portava frutti. Avevamo una fiera fatta con delle persone che venivano che non erano sicuramente quello che noi ci aspettavamo, c'erano pochi banchi, oserei dire che le ultime fiere, prima di prendere una strada diversa, ospitavano 3-4 banchi, e quindi insomma sì, la precedente amministrazione
ha scopiazzato un po' in falsa riga la fiera del comune vicino, parliamo del comune di Pratiglione, dove ha portato una fiera, un'unica fiera una volta all'anno a Pratiglione. L'ha portata a Pratiglione chiamandola la fiera del Peilot e così si è pensato di portarla anche a Forno. Hanno iniziato un percorso che poi noi abbiamo continuato, certo, spostandola di domenica. Bene, hanno percorso i passi giusti, le amministrazioni cambiano, siamo arrivati noi e in falsa riga di quello che facevo io a Pratiglione insieme ad Alessandro Gaudio l'abbiamo portata a Forno. L'abbiamo portata a Forno, l'abbiamo denominata la fiera del Paluc, ci siamo inventati un po' questo nome perché le antiche tradizioni di Forno vogliono dire che sorge questo piccolo paese sulle palafitte ai piedi di Monte Soglio e quindi sì, da lì abbiamo preso questo nome un po', certo, fantasioso e l'abbiamo portato a Forno. Di questa fiera abbiamo fatto la quarta edizione, è una fiera ben riuscita e proprio per questo motivo, perché ospita oltre una decina di attività collaterali, vedi i pony, vedi la battaglia delle capre, vedi l'associazione che ci danno una mano con spettacoli, certo, e quant'altro, insomma tutti questi eventi non possono essere fatti in via Trucchetti perché la viabilità oggi e le norme non ce lo permettono, certo, quindi se vogliamo portare una fiera in via Trucchetti dobbiamo ridimensionarla, cosa che noi non vogliamo fare. Anche lì non dovrei dirlo, ma lo dico perché sono stato oggetto di discussione, perché si dice che io l'ho portata nella circolazione per via che io ho un'attività là. Allora anche lì apro e chiudo una parentesi, vorrei ricordare a tutti che prima che nascesse la fiera a Forno Canavese io il punto vendita di domenica ce l'avevo chiuso. Oggi che la fiera l'abbiamo portata nella circolazione a casa mia, io la domenica sono aperto, ma il giorno della fiera chiudo. Quindi io non ho spostato la fiera per me. Per avere la gente davanti. Io ho spostato, certo, la fiera per una questione di sicurezza. Quindi anche questi attacchi personali alla mia persona me li faccio scivolare sopra perché, certo, non sussistono. Io lavoro per Forno da sempre, mi diverto perché facciamo delle attività, ho un sacco di amici che mi danno una mano e quello deve essere lo spirito. Soprattutto abbiamo le strutture oggi che ci permettono di fare una fiera lì in sicurezza, ci sono delle vie di fuga, ci sono delle strade che possiamo chiudere chiedendo il permesso agli amici che abbiamo in provincia, e insomma tutto è fatto in maniera da essere sicuri di quello che stiamo facendo. Certo. Tra l'altro utilizziamo il palazzetto dello sport che lo convertiamo in sala per dare da mangiare, quindi insomma è una serie di cose che ci permettono di fare una fiera in totale sicurezza e, sì, ed che è uno dei motivi per cui l'abbiamo fatta. Anticipo, certo, che sarà, sì, oggetto della campagna elettorale, sì, ma del programma, sì, e lo anticipo per chi non l'avesse ancora letto, così avrà modo di leggerlo, che faremo Floral Paluc. Ecco, questo sarà una fiera dedicata ai fiori e alle piante, quindi al verde, e la faremo al centro del paese. Certo, in questa occasione, qui io lo dico e lo sottolineo, non sarà più la fiera che dicevo prima con 100 espositori, perché non avrebbe senso. Certo. Faremo una fiera più ridimensionata e la porteremo al centro del paese. Così, sì, quindi una seconda fiera, certo. Una seconda fiera, ma due fiere completamente diverse, in maniera che possiamo lavorare in totale sicurezza sia da una parte che dall'altra. Che dall'altra. Bene. Direi che possiamo anche accennare, adesso che abbiamo dissipato i dubbi e fatto tacere le polemiche, anticipare qualcosa del programma. Prima hai detto che nei primi sei mesi lavorerete per fare diverse cose. Quali sono le prime cose? La prima cosa che è semplice mettere in atto e vorremmo portare avanti è sicuramente un parco giochi per i bambini. Questo lo dico perché comunque è importante che le mamme lo sanno, è stata una di quelle cose che 5 anni fa abbiamo messo mano, si è visto poco perché la struttura che siamo andati, certo, sulla struttura che siamo andati a lavorare insomma era davvero in degrado, quindi quei 30.000 euro che abbiamo investito, che sembrano pochi, sembrano tanti, ma parliamo di cifre, insomma non si sono visti. Allora, sì, andremo a investire una somma molto più consistente e daremo ai cittadini fornesi, ai loro bambini, ai nostri bambini, un parco giochi, magari custodito, magari recintato, insomma, certo, c'è un progetto che vediamo ancora di portare, di ultimare, ma sarà una delle prime cose che faremo.
Un'altra delle prime cose che faremo sarà dare vita ancora a un'area nell'area Ober che citavo prima, alla Filarmonica Fornese, quindi daremo questo salone polivalente a loro in maniera che possano trovarsi anche lì in sicurezza, tranquilli, certo. Soprattutto con gli spazi idonei per andare a lavorare. Lì abbiamo già investito 100.000 euro, li abbiamo già investiti negli infissi, perché abbiamo chiuso questa parte di porticato dell'area Ober dove oggi andremo a fare ancora la pavimentazione, l'impianto elettrico e l'impianto di riscaldamento, ancora per 90.000 euro. Credo che questa volta mi posso spingere a dire che probabilmente gli daremo le chiavi entro Natale o subito dopo, ma non oltre. Bene. E altre cose sempre in questi altre primi cose sei mesi? Porteremo avanti perché noi dobbiamo ricordare, mi piace sottolinearlo certo. Perché voglio che la gente lo sappia. Dobbiamo portare avanti il progetto dell'area Obert e la sua ultimazione, che è questo contributo che abbiamo preso da Cirio. Quindi andremo dal presidente Cirio. Quindi andremo a lavorare sulla concretizzazione di questa cosa qua. Noi abbiamo questo peso, abbiamo questa eredità che ci sentiamo di dover portare avanti. Certo. Non sono scuse, ma è un'area di questo paese che è in degrado e dobbiamo mettere fine per poi veramente aprire una porta e affacciarci a qualcosa di nuovo. Dove andremo a lavorare? Sicuramente sul commercio, che non abbiamo assolutamente spinto sull'acceleratore come volevamo, perché siamo stati presi anche da 10.000 cose. Sì, poi anche il Covid che ha bloccato tutto, quindi anche i commercianti erano bloccati. Erano bloccati, hanno bisogno di un grido di speranza, cercheremo di darglielo concretamente. E lo dico proprio davanti a tutti perché voglio che rimanga quello che dico. Certo. Ma un altro punto che andremo a toccare, perché noi dovremmo lavorare tantissimo su questa cosa qua, è le nostre frazioni, perché hanno bisogno di una riqualificazione, un arredo urbano diverso da quello che oggi. Noi oggi abbiamo delle frazioni che non sono neanche percorribili dignitamente e assolutamente, se dovesse arrivare un'ambulanza, non sappiamo dove farla parcheggiare. Quindi abbiamo certo. bisogno veramente di riqualificare, fare delle zone di aree verdi piuttosto che demolire e costruire qualcosa di bello, perché insomma abbiamo delle frazioni che sono un po' datate, certo. Certo, sì, se non ha bisogno. Abbiamo investito molto in passato su quello che è l'asfalto, cioè in passato parlo sempre dei nostri cinque sì, anni, certo. del nostro quinquennio. Abbiamo investito oltre 400.000 euro sull'asfalto. Non si è visto, però sono soldi che sono stati investiti e strade che sono state asfaltate. Lascio immaginare come abbiamo trovato le strade nello scorso quinquennio, perché se certo. abbiamo investito questa cifra e nessuno se n'è accorto, insomma, è perché forse qualcosa è venuto a mancare. Ma non è sufficiente, andremo a lavorare anche su altri fronti dove il programma, insomma, è stato stilato con l'aiuto di tutti, ripeto, e è stato cucito un po' come il sarto, quando vai dal sarto che prendi le misure per il vestito. Certo, noi questa volta qua abbiamo fatto un programma su misura per forno. Certo. Ambiente, ecologia, politiche sociali. Ce ne sono tante, potrei dare qualche spot dalla raccolta differenziata che vorremmo portare avanti, perché insomma abbiamo un territorio dove veramente i cittadini devono essere rieducati, perché insomma hanno perso un po' di quel senso civico. Abbiamo un sacco di cose dove effettivamente dobbiamo metterci mano e correre. Certo. Inizieremo con queste cose che ti ho elencato concretamente, in maniera che insomma è tangibile il lavoro che stiamo facendo. Okay. Lanciamo un appello al voto. Beh, un appello al voto, io chiaramente non posso fare propaganda solo a me stesso, ma la faccio a entrambe le liste perché credo che sia giusto. Io dico che la gente debba votare in coscienza, vedere quello che è stato fatto in questi cinque anni, apprezzare la volontà e l'impegno che ci abbiamo messo, se è possibile dare un occhio di riguardo all'esperienza che è maturata in questa lista, ai giovani che abbiamo in squadra, alle loro competenze, perché anche lì siamo stati fortunati, devo dire la verità, perché ci siamo accerchiati senza volerlo
di persone che hanno chiesto di far parte di questa lista, e questo mi rende maggiormente orgoglioso ed è uno dei motivi per cui io mi riconfermo insieme ad Alessandro Gaudio, insieme a metà della nostra squadra, certo, perché questi giovani hanno chiesto di voler partecipare e voler crescere con noi, e quasi tutti hanno fatto la semplice domanda: io non ho esperienza ma ho tanta voglia di fare, cosa posso fare? Bene, conosciamoci, incominciamo a frequentarci, abbiamo incominciato già negli scorsi anni, uh-huh, e oggi abbiamo fatto un programma condiviso dove ognuno ha messo la sua esperienza e stiamo portando avanti questa cosa qui. Quindi l'appello al voto è sicuramente cercare di premiare la lista numero uno candidato Vincenzo Armenio, è chiaro, certo, ma poi fatelo in coscienza, perché io credo che ognuno dei nostri elettori, che siano le comunali o che siano regionali, insomma le politiche in generale, fatelo con la massima coscienza, cercate di conoscere il più possibile le persone che andate a votare, datele fiducia se se lo sono meritato. Certo, no, un bel appello al voto. C'è ancora qualcosa che vuoi aggiungere? No, direi che una volta espresso la volontà di dare un comunicato stampa, ma anche così verbale, perché io credo che metterci la faccia sia importante, e è stato detto tutto quello che dovevamo dire. Cioè mi piaceva sottolineare che dovevano sapere tutti dalle mie parole quello che erano i loro no, perché insomma se mi trovo qua è perché ho dovuto dare una risposta concreta, uh-huh, forse doveva essere così, devo dire, perché certo, abbiamo comunicato poco, può anche essere, siamo stati un po' presi, credo, un po' tutte le amministrazioni, quando sei nella ruota giri come un criceto, sì, e spesso non ti accorgi che devi comunicare un po' di più, uh-huh, cosa che noi oggi, grazie ai nostri giovani, sapremo dare una risposta in futuro. Sono certo che sapremo comunicare e non trovarci a ridosso delle elezioni a fare dei comunicati stampa per delle incomprensioni che non sono state dette a tempo e, uh-huh, e a modo. Una cosa che posso dire è che tutto quello che abbiamo fatto come lista Ricostruire Fondo Insieme, ma soprattutto come amministrazione uscente, è stato fatto con senno e giubilo. Cioè non c'è stato mai nessuno degli amministratori che ha amministrato per questioni personali, ma soprattutto, certo, guardando che avevamo davanti. Abbiamo cercato di mettere il cuore, sì, ma cercare di fare le cose giuste. Per bene. Grazie, bene, grazie Vincenzo. Grazie a voi per l'opportunità di chiarimento che potremmo diffondere ai nostri concittadini. E votate la lista numero uno, perché ui, insomma abbiamo bisogno di continuare il nostro mandato, perché ci crediamo veramente tanto. E continuate a seguire Obiettivo News e andate a votare in coscienza.